Okay. Queste statue? Bella domanda. Qualcuno può pensare che le ho realizzate io. No, non le ho realizzate io. Veramente io ho avuto la fortuna, tramite un caro amico Francesco, di conoscere una persona la quale aveva dedicato l'intera vita a costruire queste statue, questo patrimonio. Era arrivata a una certa età piuttosto avanzata. E non è che se ne voleva disfare, ma andava alla ricerca di qualcuno che poteva continuare questo suo progetto, questo suo disegno. E ho avuto la fortuna di conoscere, si è creata una certa empatia con questa persona, gli sono forse risultato simpatico, non l'ha fatto sicuramente per soldi, però gli ho fatto una promessa che questo patrimonio gli avrei dato la possibilità di farlo conoscere, non dico a tutto il mondo, ma a tanti.
E me lo ha affidato, e successivamente, subito, mi sono dato da fare e l'abbiamo realizzata questa struttura a Gaeta. A Gaeta prima del Covid. Poi c'è stato il Covid, purtroppo, al lavoro finito, fatto, realizzato, abbiamo chiuso, abbiamo perso purtroppo. 2 o 3 anni di fermo. Comunque era sempre nella mia testa di mantenere questa promessa fatta a questo signore, a zio Gennaro, devo realizzare quest'opera. C'è ancora zio Gennaro? Sì, sì, c'è, purtroppo non è presente perché ha una certa età. Per puro caso, l'estate scorsa, parlando col sindaco, il quale gli ho esposto la situazione, gli ho fatto vedere un video, lui è rimasto affascinato, e ci siamo messi in movimento e mi ha fatto vedere questa location piuttosto particolare che secondo il mio modesto parere si sposa bene con quello che stiamo a realizzare. È un museo da Guinness, possiamo dire che il museo ha superato la prima fase del Guinness dei primati per quanto riguarda queste statue in movimento. Attualmente il record è detenuto dal Portogallo che all'incirca vanta 160 statue. Qui ce ne sono molte di più. Quindi a noi non resta che attendere il risultato e quindi ottenere l'ufficialità di questo titolo per poter dire finalmente con tanta gioia, voglio aggiungere, che Vibo Nati, grazie a questo museo, è un paese da Guinness. Abbiamo trascorso tantissime estati tra Vibo Nati e Sabri, quindi ogni volta venire qui per me è una grande emozione perché mi rafferra tutti i momenti, tutte le estate trascorse qui. Poi la scelta di Vibo Nati è stata una scelta giustissima, anche perché essendo oggi qui a lavoro finito posso veramente confermare che sia il paese di Vibo Nati sia quello che abbiamo realizzato, questo convento, diciamo, è stata la location giusta e la scelta giusta per la realizzazione di questo museo.